Buongiorno, allora è domenica, noi ci stiamo preparando per uscire, è una bellissima giornata di sole e vabbè, vi volevo fare solo un saluto, sì, sono andata a farmi i capelli, come al solito, però ho fatto il toner leggermente più scuro, quindi ha coperto un po' i colpi perché non mi piacevano tanto, il fatto che andassero sul rosso non mi piaceva. La spazzola, vieni un attimo qua, ti devo dire una cosa. Ma non è una spazzola quella, è una scopettina. Una scopettina. Vai a mamma, vai. A pulire. E oggi c'è a casa il papà. Quindi siamo tutti, yeah! Infatti non vediamo l'ora che si prepari così, naturalmente il papà ci mette meno tempo. E così usciamo, io mi sono messa già a manica ammezzata, vediamo come sarà. Ho comprato il trench la settimana scorsa, pensavo di farlo vedere in un video, poi non ho avuto tempo. Chi è? In bagno. Ma si sta vestendo. Vieni un poco qua, vieni, vieni un attimo qui. Dove dobbiamo andare? No, oggi è domenica, la scuola è chiusa. Alla festa? La festa di chi? La festa di Leo. È domani la festa di Leo. E questo è domenica e io volevo fare, e non l'ho fatto, il kit di decalcificazione della Nespresso. Ho detto adesso lo faccio, poi con le bambine in giro era meglio di no. E quindi questa. E niente di nuovo da segnalare, se riesco giro un pochettino di... Sì, ho i tacchi. Si vedono? I tacchi! Ho i tacchi, vorrei comprare un paio di scarpe. Ne avevo viste da Bata, io ho visto un bel paio di scarpe col tacco, ma io da sola non sono proprio in grado. E quindi ho detto a mio marito: nel caso in cui ci passassimo, mi dai un consiglio e vediamo com'è. Perché, vabbè, totalmente in fissa con House of Cards, devo dirlo. Sto finendo la prima stagione, so che sono già alla terza. E poi vorrei aprire una piccola parentesi su Grey's Anatomy. Allora, se non siete aggiornati con le puntate di Grey's Anatomy America, fermatevi qui, perché adesso devo parlare. Siete andati via? Ok. Ma vi pare possibile? Ma che modi sono? Come si può fare una cosa del genere? Ho pianto lacrime, io ieri fiumi di lacrime. Vabbè, basta, non dico niente. A dopo. Anto, questo movimento ondulatorio. Stella, mi terrorizza, questa cosa mi terrorizza. Stella, Stella, che è successo? È volato il palloncino fuori dal finestrino. E adesso? Stella, adesso mamma vede se a casa ne trova un altro, va bene? Papà. Non ti riprendo, non ti preoccupare. Non sia mai. Facciamo andare in palla i server di YouTube. Allora, il marito mi porta a prendere l'aperitivo dopo aver lasciato le bambine dai nonni. Io sto facendo l'aperitivo. Lui? Dov'è? È lì. Sta studiando, studia, 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 caro. Allora, siamo tornati a casa, siamo andati a mangiare dai nonni,
E mia suocera aveva fatto dei funghi ripieni che erano favolosi, ne ho mangiato uno solo. E poi aveva fatto la genovese, solo che io tendo a non mangiare la pasta in queste occasioni perché sennò mi gonfio troppo. E infatti ho assaggiato solo il sugo. Lo vedete quel livido? Io ormai faccio lividi come se niente fosse. Con un pesetto, non so come, ieri mi sono data un pesetto sulla mano. Comunque, sì, la macchina. E siamo andati sono passata da Zenith oggi, ho preso un paio di pigiami, di quelli molto basic, quelli da 19,90, che hanno la maglietta così, classica, e poi ne ho preso uno con questa fantasia, con tutti i nodi, scorzoi. E sono carini perché sotto hanno il bottoncino. E ne ho preso un altro invece celeste. Perché io quest'anno non avevo pigiami, che è la maglietta quella classica, così. E invece il pantalone mi piace molto perché ha tutte le farfalle. Molto carino, mi è piaciuto veramente tanto. E poi la settimana scorsa, no, sabato, ieri. In uno dei negozietti, quelli a pochi euro dove trovate i vestiti, avevo preso questa, che è una semplicissima camicia a quadretti bianchi e rossi, molto morbida, però scende tanto tanto morbida, e ma tipo l'ho pagata 10 euro. E un pantalone, aspettate che non so come farvelo vedere, che è così, è nero a pois bianchi, è un po' all'estilo. No, è abbastanza elasticizzato e mi piaceva, ma devo dire che non trovo tanto, sono molto molto classica in quello che metto, faccio anche difficoltà a provarmi delle cose che di solito non sono nel mio stile, anche se secondo me dovrei iniziare a provare qualcosa di più sgarzolino. Bene, io spero che di risentirci dopo. Ora carico un paio di lavatrici con queste cose nuove e c'è la partita della Juve, quindi City, Antoinette. Allora, sempre con il sorriso sulle labbra, stendo l'ennesima lavatrice. Aspetto mio marito che naturalmente aveva qualcosa di lavoro da sistemare anche di domenica. Dopodiché abbiamo giocato a nascondino con le gemelle. Io non pensavo che fosse così impegnativo, non lo ricordavo così impegnativo comunque. Vabbè, questo è quanto. Domenica molto tranquilla, domenica molto rilassata, passata con le persone care. Se loro si addormentano, io mi dedico alla seconda serie di House of Cards e naturalmente a mio marito. Sì, House of Cards vince, secondo me. E sì, perché ho finito la prima, attacco la seconda. Quindi mi sa. Vabbè, ci vediamo. Buon inizio settimana, se non ci vediamo domani. Passate un bellissimo lunedì, questo ombretto di MAC, questi due ombretti di MAC sono favolosi.